E mi ha suggerito, guarda, io il mese scorso ho messo in rete questa mia proposta e quindi quella probabilmente diventerà un impegno per il movimento a suggerire questa legge o comunque questa, questa proposta, diciamo, a livello nazionale. Quindi ognuno di noi può partecipare in maniera semplice a costruire il programma del movimento. E questo riguarda un po' quello che ha detto lui, non abbiamo soluzioni a qualsiasi problema, nessuno di loro potrà andare a risolvere i problemi dell'Italia. Noi chiediamo, e loro si chiameranno portavoce proprio perché devono fare da tramite tra quelli che sono i cittadini, che purtroppo gli altri partiti considerano solo una merce, diciamo, di acquisto piuttosto che dei soggetti da valorizzare, e quindi non pensate che loro risolveranno tutti i problemi, però ci sono alcuni temi su cui il movimento chiede che lo Stato si assuma le proprie responsabilità, e quindi possiamo entrare un po' sul tema del lavoro, su queste cose che chiede il movimento, soprattutto sul reddito di cittadinanza e sull'aiuto al piccolo credito, al microcredito. E quindi magari anche se voi volete intervenire, qui ci sono molti costruttori in Campo Felice che sono ridotti alla fame perché l'edilizia privata non parte, perché bisogna anche un po' immaginare un tipo di edilizia privata diversa. Noi abbiamo come slogan costruire sul costruito, cioè cercare di valorizzare quello che c'è, perché probabilmente il mercato immobiliare è saturo, quindi non c'è nemmeno necessità di altre case, ma è più importante valorizzare quello che c'è. Io dico semplicemente che in Sicilia, sentivo dire l'altra volta, abbiamo un grosso problema sismico. Quindi secondo me bisognerebbe aiutare a incentivare, a migliorare tutta la situazione, perché siamo in un'area dove prima o poi è inevitabile, lo dicono i vulcanologi, succederà qualcosa di grosso, e quindi noi ci auguriamo che succederà il più tardi possibile, ma dobbiamo cercare di trovare delle leggi adatte per favorire questo. Quindi potremmo anche parlare, cominciare a parlare di microcredito e di reddito di cittadinanza. Sì, prego, prego. Buonasera a tutti. Mi chiamo Piero Locolo, mi sbrigo a fare una domanda visto che potrebbe arrivare un terremoto da un momento all'altro. Allora, dato per scontato che il movimento interpreta bene o male il pensiero degli italiani, di noi tutti, io voglio fare una domanda, e mi scuso che non è una domanda sui contenuti, ma quindi non è sostanziale, ma è sulla forma, è più che una domanda, è una curiosità, quindi una curiosa domanda. Perché Grillo non permette ai partecipanti, agli iscritti del movimento, vieta di partecipare alle trasmissioni televisive, perché sta, secondo me, dà un messaggio di un movimento a circuito chiuso. Questa è la mia domanda. Preferite che rispondiamo poi a tutte le domande insieme? Una alla volta. Una alla volta. La memoria l'abbiamo un po'. Questa è una cosa di cui abbiamo parlato oggi con un giornalista, che giustamente, cioè, il giornalista tende ad averti in un incontro per poterti interrogare, chiedere, no? Informarti. E gli ho detto questa cosa, che è quella che poi è il nostro stile. Noi non siamo contrari a manifestare il nostro pensiero anche in televisione. Noi siamo contrari a quei programmi tipo Ballarò, tipo Porta a Porta, tipo Servizio Pubblico, in cui i contendenti si, mi passate un termine siciliano, si aggattano senza far capire niente a nessuno, dando soltanto la sensazione che lui ha vinto oppure che quello ha fatto le stupidaggini. Non so se voi avete visto, diciamo, il format qual è: uno dice una cosa, l'altro lo provoca, mentre che uno parla il regista inquadra gli altri che sempre utilizzando il siciliano, distingano, cioè praticamente si va a dire stupidaggini, no? Poi quello che parla, quello che lo provoca, cercando di farlo arrabbiare, di fargli perdere la calma, l'altra volta si è visto in Groia e Sallusti praticamente l'ha attaccato per farlo arrabbiare, poi fondamentalmente il tentativo era quello di farlo incazzare e fargli perdere la corsa. E per un attimo, quando ci riusciamo, si è visto Sallusti che sorrideva, dico, come l'ho fatta. Questa qui, questo non è dibattito che serve al cittadino per capire di che cosa vogliono parlare i politici, cosa vogliono i politici. Questo serve fondamentalmente alla televisione per fare spettacolo e audience, fare pubblicità, e serve ai singoli uomini politici per acquisire visibilità. Il D'Alema parla benissimo, però Berlusconi è stato bravissimo al servizio pubblico. Okay? Cioè quello che noi chiediamo, cioè
quello che a me interessa come uomo politico, perché io sono un uomo politico come lei, diciamo, perché l'uomo è politico, quello che a me interessa è prendere atto dei problemi, analizzarli, immaginare le soluzioni e provare a realizzare le soluzioni. Per fare questo, siccome sono animale politico, lo devo fare con gli altri, siccome sono democratico, lo voglio fare con tutti gli altri, tenendo poi la maggioranza, però a me non interessa avere visibilità per me, non interessa, come dire, fare spettacolo, far vedere che sono bravo, a me interessa fissarmi sul problema, analizzare il problema. Dice, allora non devi fare sapere alle persone quello che vuoi, certo. Noi siamo disponibilissimi, così come ci siamo venuti in diverse occasioni, a fare interviste. Io preferirei andare a farmi intervistare da un giornalista, magari serio, magari di quelli che non ha già un'idea precostituita di quello che devo dire io, no? Quindi farmi intervistare dicendo tutto quello che il giornalista, che dovrebbe essere in testa dell'opinione pubblica, vuol far sapere alla gente, e poi che quello che dico io venga confrontato con quello che vuole dire Ingroia, piuttosto che Bersani, piuttosto che Berlusconi, ci siamo. A me non interessa per criticare quello che sta facendo. Non mi dà niente. E credo fondamentalmente che non viene neanche lo spettatore. Magari non diverte. Però io non è che, cioè, non sono un attore, ci siamo. Io sono un cittadino che vuole provare ad analizzare il problema e risolverli, perché ho un mio futuro, ho un mio presente, ho dei figli, così come avete voi. Quindi è quel tipo di politica che Grillo rigetta, che Grillo rifiuta, quel tipo di modo di fare politica, che politica non è spettacolo, sono finti, i programmi televisivi sono finti, sono tutti preordinati in un certo modo. E noi, cioè, questo che lo riteniamo sostanzialmente una presa in giro, per questo noi la rigettiamo, la rifiutiamo. La sensazione però è quella che sembrerebbe una mancanza di competenza, perché il messaggio che viene dato poi è quello, da parte di chi magari, da parte del Gruppo Grillo che sta là, non partecipando. Se posso aggiungere una cosa. Il problema, dico in particolar modo, del format di Corti, io tra l'altro guarda, sono anche stato contattato una volta da Parlarò, ho spiegato che il mio problema essenzialmente era uno, gli ho fatto un esempio, però prendendo l'esempio di Sky G24, non so se vi ricordate, quando ci fu una primaria del centro-sinistra, fece un incontro a 5 con il rimando, il tempo, quindi la possibilità realmente di informare i cittadini su determinate tematiche, cioè c'era una domanda in cui il tema era specifico, politico rispondeva su quel tema, quindi uno aveva 5 visioni e sapeva esattamente che cosa voleva eventualmente da quella persona. Nel format Ballarò che spiegavo al giornalista che mi aveva contattato, ho spiegato, io non mi sento sinceramente rappresentato dal punto di vista di informazione, nel momento in cui si taglia l'audio, una persona dice una cosa, nel mentre l'altra persona sta parlando, il cittadino che guarda la televisione non ha neanche capito cosa si è detto, cioè, e alla fine è fatto esattamente il messaggio di una linea editoriale, cioè non di quello che realmente il cittadino dovrebbe sapere. Quindi, siccome io personalmente non mi sento di contribuire a questo sistema di informazione che so che è esattamente complice della nostra classe politica, perché le lottizzazioni RAI, neanche parlo di quelle medie perché sono chiaramente private, dico, sono assolutamente artefici del depauperamento proprio culturale di questa nazione, perché in tutta questa fase, diciamo, loro hanno semplicemente seguito degli ordini, perché se all'interno del CDA RAI ci stanno tutti i partiti, cioè se l'Agicom è gestito dai partiti e non, cioè, e non sanziona effettivamente quello che accade, perché i partiti non hanno minimamente interesse a sanzionare, cioè quando l'Agicom è in grado di richiamare il TG la 7 perché ha parlato troppo del Movimento 5 Stelle e della Rivoluzione Civile di Ingroia, vi dovete rendere conto che c'è un problema di regime in Italia, perché questo è un regime mediatico, ma non perché lo dice Grillo, cioè anche se Grillo non l'avesse detto, cioè chi ha un minimo di quella facoltà critica di guardare quel tubo catodico che abbiamo di fronte, se ne rende perfettamente conto, perché dico, è chiaro che una TV libera non può essere governata da organi che sono gestiti da partiti. Cioè, io
controllo ulteriormente i mezzi di controllo, cioè non ha minimamente senso, cioè è un paradosso che non regge, cioè i mezzi di controllo devono essere terzi, cioè non posso io azienda certificarmi il bilancio da solo, cioè perché è ridicolo, cioè ovvio dirò va tutto bene, non è possibile, cioè ci vuole un organo terzo. Cioè se noi non siamo in grado di capirlo, dico, e contribuiamo al loro sistema, non ha senso, dovete considerare anche che comunque in campagna elettorale, tra l'altro, noi siamo stati presenti dal punto di vista giornalistico, cioè se il giornalista vuole avere informazioni, io ho parlato con la Repubblica, l'Unità, Corriere della Sera, Sky G24, Fondazione Regionali, qualsiasi sorta di TV, ma senza nessun problema, perché dato un'informazione giornalistica, non mi interessava il pollaio, cioè solo questo. Ah, il microfono funziona? Ah, questo, scusate.